Buonasera, grazie a voi naturalmente per essere qui. Sembra giusto che noi parliamo dopo questo progetto di Mario Cucinella, perché loro hanno parlato di legno, di bambini, di farfalle. Noi adesso invece vi riportiamo in un mondo di diversa pesantezza. Parliamo di industria, di prefabbricazione e soprattutto di calcestruzzo. Normalmente il demonio per noi è una passione, direi, ma spero di riuscire a trasmettere qualche cosa spiegando un edificio tutto nero e tutto di cemento. Quindi, intanto una battuta: se parto con un cliente dicendo che avrà un edificio tutto in calcestruzzo nero, di solito perdo il cliente. Quindi l'avvicinamento ad arrivare a questo risultato richiede step di comunicazione differenti. Questo andrà avanti, vero? Yes, ok. Dunque, parliamo di un edificio industriale. È un'azienda, si chiama Pratic, che realizza tende da sole per l'edilizia, tende esterne, e ha un mercato molto fiorente in questi anni. Loro, siamo in Friuli, vicino a Udine, hanno deciso di trasferire un'azienda interamente, sia la parte produttiva sia la parte direzionale di uffici, in un altro comune. Quindi questo è un edificio che nasce dal prato in un certo senso. Uso questa foto per introdurre un paio di temi di base. Dunque, questa azienda ha 1 migliaio di metri quadri di uffici e circa 1 ettaro di stabilimento produttivo, 10.000 metri. E qui ci sono due argomenti di fondo. Uno è che l'architettura industriale è, secondo noi, un tema per gli architetti. È stato un tema per gli architetti in questo paese, da Adriano Olivetti in poi, e poi invece è stato abbandonato per una parte. Solamente alcune aziende credono e si fidano a lavorare con un architetto. Eppure è uno dei temi, l'architettura industriale, che riesce a interagire, a confrontarsi meglio con il paesaggio. Percorrendo la A4 da Trieste fino a Torino, credo che almeno l'80% del paesaggio che tutti noi conosciamo in automobile sia fatto da edifici industriali. Edifici industriali che compongono cornice della nostra vita costantemente. Quindi sento un ruolo profondamente sociale, come in tutti i lavori che facciamo naturalmente, perché non è soltanto un lavoro per un privato. Quando un edificio ha la scala dell'industria, ha la scala del paesaggio. Nello specifico, questa foto. Si sente o batte un po' troppo? Sì. Questa foto parla di territorio specifico, orizzontalità assoluta e verticalità improvvisa. Questo è il Friuli Venezia Giulia. In tutta la sua fascia collinare si presenta così, molto orizzontale e molto verticale. Ogni progetto che noi facciamo in realtà si confronta con un contesto. In questo caso legge il territorio. Qualsiasi segno noi appoggiamo sul territorio lo legge, lo definisce. Se siamo bravi ci aiuta a vederne caratteristiche di cui non ci eravamo accorti, se siamo meno bravi siamo completamente indifferenti e forse lo peggioriamo. Uso una immagine di Google sempre per dare un po' il peso dell'argomento di cui parliamo. Siamo in zona industriale, ma siamo ai margini della zona industriale. Su un lato c'è la zona industriale più consolidata, con edifici fino sulla strada, sull'altro lato c'è una zona agricola che così resterà. Questo edificio è composto, diciamo, da tre pezzi: un edificio produttivo, un edificio per uffici e un grande parcheggio. Ovviamente tre pezzi è frutto di un progetto. Quella gran parte di edifici industriali che vediamo abitualmente sull'autostrada, appunto, non ragionano così. Dentro un prefabbricato ci sta la produzione, l'edificio monoaffaccio sulla strada dentro un unico involucro. Non pone un problema di produzione quel tipo di progettazione, ma non di fruizione da parte dell'utente, né della produzione né tantomeno della parte direzionale. Primo passo, appunto, di quel momento fu aprire l'edificio, separare due funzioni, lasciare che il paesaggio entri. Dove siamo? Con una particolarità: qui il comune, con un atteggiamento singolarmente rispettoso, aveva chiesto, introdotto
100 metri di fascia di rispetto. L'edificio deve stare 100 metri lontano dalla strada, 100 metri di terreno privato regolarmente acquistato. Questo perché, passando sulla strada statale, qui sotto, si potesse vedere la collina del paese che c'è a nord. Quindi un edificio molto semplicemente prende un orientamento della strada, l'altro edificio si gira secondo un futuro sviluppo, di cui era previsto una parte di ampliamento già in sede di primo progetto. Anche qui questa è la continuazione della foto di prima, in cui prima scherzavo sull'edificio nero, ma è una ferma convinzione, cioè lavorare con un edificio diciamo scuro in confronto al tipico capannone giallo con la forma di formaggio che c'è un po' più a destra in questa foto, pone un rapporto molto diverso fra figura e sfondo dell'edificio rispetto al suo contesto. L'edificio scuro sta nel verde, nel paesaggio delle montagne blu, in Friuli, dipende dal posto in cui ci troviamo, però interagisce col paesaggio in maniera estremamente più rispettosa e più delicata rispetto al colore eccessivo, delle volte addirittura proposto dal comune stesso. Ci sono due parti, come si vede qui. Una parte è un edificio per uffici che risponde a una orizzontalità completa del paesaggio verso sud. C'è una parte industriale composta da pannelli verticali, tutti alti 10 metri, tutti uguali, che si appoggia sullo sfondo delle montagne posteriormente. Direi che l'edificio industriale, qui c'è una foto aerea di cantiere, era scontatamente un tema di prefabbricazione. Esattamente. La committenza, quando ha ordinato questo tipo di lavorazione, aveva dei punti fermi che noi abbiamo dovuto rispettare sia come ingegneri che come architetti. Questo è stato uno dei punti di collaborazione, cioè gli aspetti, il controllo di tutto il processo negli aspetti economici, negli aspetti della tempistica, che hanno portato evidentemente a una scelta imprescindibile per quello che riguardava la struttura dello stabilimento, perché appunto per ragioni di carattere economico, di tempistica nell'esecuzione, perché uno stabilimento come questo doveva entrare in produzione in una data ben precisa. Quindi la richiesta proprio della committenza ad ingegneri e architetti è stata quella di tenere sotto controllo diversi aspetti che potranno sembrare banali, ma in realtà in questo caso hanno necessariamente prodotto uno sforzo di collaborazione fra ingegneria e architettura che ha portato evidentemente a una scelta di prefabbricazione in calcestruzzo dello stabilimento. Questo è stato il punto di partenza per lo studio delle strutture, ma anche della parte architettonica. In questo caso abbiamo lavorato sulla pelle. Il pannello alto 10 metri terracielo era la base del ragionamento, il pannello che costava meno prodotto a 3 km da qua. Dato che questo elemento verticale lo volevamo tenere così semplice, come tutte le figure di questo progetto, estremamente semplici, anche perché penso che quando un edificio si confronta con la scala del paesaggio, quindi con la percezione a velocità automobilistica a 100 all'ora della strada statale, deve comunicare figure estremamente ridotte, non di dimensione, ma di scala di segnale, cioè il segno deve essere minimo per essere percepito a quella velocità e restare nella memoria delle persone. Poi vedremo come questo qui è stato ottenuto. Nel caso dell'edificio industriale abbiamo lavorato sulla pelle, abbiamo lavorato usando un sistema che già produceva quell'azienda, pannello di graniglia, abbiamo usato un ossido nero nel cemento e un marmo nero, nero assoluto, questi sassolini. L'unica cosa che abbiamo fatto è stato usarlo di tre dimensioni diverse, tre vagliature diverse. Facendo delle prove, delle campionature, ovviamente lavorando in sistema industriale è più facile fare campioni piuttosto che con un artigianato di edilizia tradizionale, abbiamo semplicemente mescolato lo stesso cemento con tre sassi di grandezza diversa. Dipende da questo la quantità di grigio e di nero che esce dallo stabilimento e anche come si comporta nel tempo, perché il pannello, il cemento si schiarisce, la pietra no. Il montaggio di questi tre elementi con una fuga un po' particolare, di fatto produce una matrice.
una specie di abaco degli elementi, tre grammature e tre dimensioni in larghezza del pannello, montando insieme questi pannelli tutto l'edificio industriale è fatto esattamente allo stesso modo, su quattro lati, è come un blocco da Odissea 2001 nello spazio, come la Mecca, solamente il riflesso dice su quale lato siamo, ok? Ovviamente, siccome gli umani, oltre ad aver bisogno di proteggersi dalla pioggia e dal sole, è un pavimento duro su cui lavorare, hanno bisogno della luce, mancavano le finestre. Le finestre, tradizionalmente intagliate in un pannello, qui sono ottenute per sottrazione. Manca un pannello e dove manca il pannello il sistema è interamente serramentistico. Sì. Si monta come Lego per gli architetti, questa è una cosa fantastica, forse anche per loro l'asilo di prima avrà avuto questo effetto, montare dei pezzi a secco che sono stati costruiti prima, no? Esattamente, perché potendo sfruttare appieno quelle che sono le caratteristiche della prefabbricazione, sia gli ingegneri che gli architetti in questo caso hanno tenuto sotto controllo tutto il processo produttivo. Questo perché? Perché di fatto la produzione è stata eseguita in stabilimento, si è sfruttata la qualità della prefabbricazione, cioè gli architetti soprattutto, ma anche gli ingegneri, hanno potuto determinare la qualità e le caratteristiche anche estetiche dei pannelli, ma questo l'hanno fatto a priori con un evidente risparmio di tempo e anche con un risultato che era noto ancora prima del montaggio. Questo nel processo produttivo edilizio classico è un vantaggio non indifferente, soprattutto vorrei tornare proprio nel rispetto delle tempistiche dell'esecuzione di questo intervento. Sì, no, forse questa foto è abbastanza chiara, no? In realtà normalmente noi quando presentiamo questo lavoro lo presentiamo con un taglio completamente diverso, con un taglio di pura lettura del paesaggio, per cui si parla di land art, di linee orizzontali rispetto alle linee magari con leggera pendenza del territorio che nessuno aveva scoperto prima, per cui questa costruzione di oggi fatta così in termini strutturali per noi è un po' diversa e anche divertente, quindi vediamo le foto un po' in un altro modo. È ovvio che lavorando così, se usciva un impianto dal tetto noi avremmo fallito clamorosamente, quindi uno dei diktat fondamentali, dei pochissimi veramente che ci sono stati, è stato questo, cioè il controllo della sezione, il controllo del lavoro impiantistico rispetto alla copertura. Vabbè, qui una battuta su un altro elemento, cioè quando c'è il serramento, esiste un problema di controllo solare, per cui nel lato sud ci sono queste due pinne in alluminio che affiancano il serramento per controllare il sole, sui lati est e ovest ci sono solamente a sud, sul lato nord non esistono. In realtà, al di là di questo aspetto di controllo solare, questi elementi servono a noi a raccontare il fatto che c'è sempre nei nostri edifici, sempre, ci tengo a sottolinearlo, una scala molto grande di percezione da lontano e una scala invece che si conosce abitandolo. Questo nelle foto non si capisce, però va sempre un elemento su misura insieme a un elemento di produzione di serie. In questo caso il su misura in questa foto è la parte in alluminio, poi vedremo che esiste un su misura in calcestruzzo di cui parliamo dopo. Ovviamente con un esterno così l'interno è tutto bianco, è completamente bianco perché loro fanno una produzione pulita e anche perché c'è un ambiente di lavoro con una luce totalmente diffusa che funziona perfettamente, è tenuto molto bene, devo dire anche il pavimento bianco è perfetto, entrare in industria con quell'esterno così pesante e deciso, entrare in uno spazio tutto bianco fa un ottimo effetto. Ovviamente la copertura dell'edificio industriale, al di là di alcuni elementi standard, colonne e pilastri, poi c'è il sistema di copertura, in questo caso gli shed, che però abbiamo dovuto integrare insieme allo staff. Sì, uno dei diktat, è veramente l'unico degli architetti in questo caso, era stato quello di annullare completamente la presenza di impianti e di qualsiasi cosa potesse disturbare quella linea di orizzonte che vedete
che delimita i pannelli di 10 metri. Questa è stata un punto di partenza nella progettazione dello stabilimento, ma poi anche della zona uffici, che ha prodotto di fatto la sezione dell'attività produttiva. Tutti quanti gli impianti, quindi, per scelta della parte di architettura, sono stati nascosti dalla linea di orizzonte dei pannelli. Ecco, vedete, di fatto c'era anche l'esigenza di avere, evidentemente, ormai sembra quasi scontato, uno stabilimento sostenibile da un punto di vista energetico. In questo caso si è andati anche un po' oltre, perché il consumo dello stabilimento in termini di energia è inferiore alla produzione. Questo però, questo aspetto voleva essere, tra virgolette, nascosto dagli architetti, e quindi si è deciso per la sagoma e per la sezione che avete visto prima. Sì, questo, visto che siamo a scuola, mi permetto un commento su questo. Cioè, direi che non mi sembra che sia più in discussione il fatto che un edificio sia sostenibile o meno, che produca energia o no, o che abbia un atteggiamento rispettoso nei confronti dell'ambiente. Questo mi sembra un fatto da dare per scontato, come il fatto che stia in piedi. È finito il momento in cui si discuteva di sostenibilità o no. Mi pare il momento di discutere di sostenibilità come, perché c'è stato un attimo, poco tempo fa, in cui sembrava che un edificio, in quanto sostenibile, fosse bello così, cioè andava già bene. In realtà questo è un trucco logico. Il fatto che ci sia della tecnologia non è per la sua esibizione che rende l'edificio interessante, è per il suo funzionamento. Quindi noi, impianti esibiti per far vedere muscoli perché ho pagato un impianto fotovoltaico, lo evitiamo come la peste. Al di là del fatto che l'impianto ci sia, e ci mancherebbe che non fosse così. Su questo faccio ancora una considerazione. Cioè, va bene che c'è un corso di studi che si chiama Ingegneria Ambientale e che raccontiamo un sacco di cose, però noi, architetti e ingegneri, noi incidiamo la crosta terrestre sempre. Non c'è l'atteggiamento ambientale, è un atteggiamento mentale, ma non è che si può evitare questo. Questo lo mostro perché a me piace, ma siccome so che ci sono state fatte un sacco di storie su questo argomento, uno fa un disegno sul suo tavolo, sul suo computer, come quello, poi un altro lo traccia col gesso per terra, poi fa un buco, lo riempie di cemento, anzi prima gratta via la superficie della terra. Quindi su quanto questo passaggio sia ambientalista o meno lascio a voi ragionare, ma questo passaggio è così, che facciamo piattaforme petrolifere in mezzo al mare o rifugi in cima alle montagne, è così. Quanto più lo accettiamo come positivo, tanto meglio lavoriamo, tanto meglio stiamo e ci comportiamo poi correttamente rispetto alla sostenibilità. Parliamo un attimo di uffici però adesso. L'ufficio è l'elemento orizzontale di questo progetto, è l'elemento che si confronta col paesaggio orizzontale, è anche la faccia di questo progetto, è il cantante, è la persona che sta in prima fila. Quella riga nera, che noi chiamiamo ombra sospesa, è una trave di 80 metri di luce, alta 2 metri e mezzo, che di fatto è un elemento di controllo solare, a proposito di sostenibilità. Per noi però è anche il vero landmark di questo edificio, non c'è un'insegna lì, tutti conoscono questo edificio senza nessuna insegna. Nel momento in cui si trattava di progettare uffici, con una pianta così, con una manica molto semplice, un corridoio, un ufficio grande e uno piccolo, non era così scontato che questo fosse un prefabbricato, non era scontato che fosse un altro tipo di struttura. No, infatti forse lo stabilimento, abbiamo detto prima, che aveva una necessità e quindi è stato risolto alla base. Qui si poteva scegliere se scegliere una struttura, diciamo, gettata in opera, una struttura in acciaio, la maglia era molto semplice, oppure una struttura prefabbricata. La sfida di collaborazione, si diceva prima, tra ingegneri e architetti, è stata quella di continuare sulla strada della prefabbricazione. Perché? Perché mantenendo i temi che ho detto, di cui ho parlato prima, la pianta era molto semplice e si è deciso, per scelta architettonica, di mantenere la tipologia strutturale di partenza e addirittura forzarla
anche da un punto di vista estetico, cioè in tutto lo stabilimento, negli uffici e anche nelle parti esterne si è voluto di fatto mettere a vista tutti gli elementi strutturali principali. È diventato quasi un Lego, anzi è proprio un Lego in realtà, e questo schema vi dà l'idea, poi guardando le foto realizzate in successione in fase di cantiere e poi anche le foto finali, vedrete che in realtà è stata una scelta quella di mettere a vista le strutture. Questo sembra quasi ancora un cantiere, in realtà è molto vicino a quello che sarà l'effetto finale. È stata una scelta. Scelta degli architetti, vuole dire l'ingegnere, ma cioè qui in realtà devo dire che questo è stato un bel momento di questo lavoro, perché decidere di prefabbricare quegli uffici significava per noi lavorare con un vocabolario diverso, era come doversi esprimere in una lingua che non era quella che conoscevamo, perché le strutture, quando uno lavora con i getti in opera o l'edilizia tradizionale, fa dei casseri, butta una strana sostanza un po' densa all'interno che poi diventa un materiale duro che è il calcestruzzo gettato in opera. In questo caso uno lavora tutto prima, poi monta lì, però monta delle cose che non sono gli stessi elementi, i pilastri sono più grossi, le travi sono più grandi, la copertura diventa più alta. Avendo in mano tutti questi elementi per noi in quel momento nuovi, ci sembrava di avere un materiale tutto da inventare, per cui abbiamo deciso di esploderlo nella testa verso il paesaggio agricolo. Trucco da Miss Van der Rohe in poi, estendere gli elementi verso il paesaggio in maniera che l'edificio non finisca su una facciata ma finisca in punti un po' indeterminati, per cui dall'interno il paesaggio viene dentro. In questo caso questa facciata dell'edificio uffici di fatto è una sezione, però non è una sezione 2D, è una sezione in cui i tegoli si fermano in un punto, questa trave si ferma in un altro, il pavimento che è anche prefabbricato si ferma in un altro ancora e non sono lo stesso punto della facciata del capannone. Quindi il capannone tradizionalmente prefabbricato viene rivestito tutto e si lavora sulla pelle. L'ufficio, per niente tradizionalmente prefabbricato, non soprattutto facendo una ipercasa di 80 metri come questa, usa gli elementi del prefabbricato in maniera esageratamente espressiva, almeno su uno dei suoi lati. Va bene, qui forse si capisce un po' di più che questi elementi hanno punti di attacco con il mondo fra loro molto diversi. Questo è fatto in maniera abbastanza semplice, nonostante questa sezione sembri complicata. Vado avanti di una. C'è una trave a doppio T molto simmetrica e c'è una parte riscaldata dell'edificio che invece è asimmetrica, che è la parte dentro al rettangolo rosso. Questo l'abbiamo fatto per ottenere a sud quello sbalzo a cui appendere questa trave. Quella trave è molto semplicemente calcolata col diagramma di insolazione di quella regione. D'inverno il sole entra, d'estate non batte sulla vetrata. Studio base, grado zero, però lo volevamo permanente, quindi la scelta è stata: faccio quella trave in calcestruzzo. La trave in calcestruzzo, ovviamente il mio ingegnere dice che è una licenza strutturale fare una trave di 80 metri in calcestruzzo. In questo caso l'esigenza dell'architetto era quello di avere, inizialmente si pensava nella testa dell'architetto, il getto di una trave parete da 80 metri per 2 metri e mezzo, il che diventava quasi un non senso nel concetto costruttivo di questa struttura. Cioè questa struttura è stata montata, è stata prodotta negli stabilimenti e montata in tempi veramente rapidi, e quindi a questo punto ci si è posti il problema chiaramente di risolvere tempistica e modalità di esecuzione con la prefabbricazione anche per questa trave alta. Però chiaramente non si voleva in alcun modo avere la sensazione estetica di pezzi che si attaccano uno con l'altro, e da lì è stata fatta una scelta sulle finiture di quel tipo di trave. Adesso arrivo, perché in effetti prefabbricazione vuol dire pannelli, vuol dire giunti, no? Comunque qui va bene, questa è la trave vista da dentro, in cui da tutti gli uffici c'è questa orizzontalità, c'è il verde che entra dentro gli uffici in questo modo completamente orizzontale. Poi quella stessa trave controlla il sistema degli accessi. In questa azienda i proprietari hanno chiesto una cosa molto interessante, molto democratica, che tutti entrano nella stessa zona, uffici, produzione, visitatori,
tutti parcheggiano nelle stesse zone e entrano nello stesso posto, mentre in altri, con altri clienti privati industriali non è così, qualcuno chiede separazione assoluta dei flussi delle persone in base al lavoro che fanno. Va bene, un'immagine molto semplice, un edificio orizzontale così appunto domestico, anche se un po' ipertrofico, si appoggia a terra staccandosi come se fosse arrivato dal cielo, come con un'astronave che non tocca, mentre i pannelli di prima, come montagne, escono fuori dal suolo. Ecco, questo è il trucco, cioè per avere una trave di 80 metri prefabbricata abbiamo usato una matrice, molto semplicemente, anche qua in stabilimento, sono matrici in gomma, ho messo la matita per far vedere la dimensione di quella matrice si usa sul fondo del pannello in prefabbricato, può essere riutilizzata e produce un calcestruzzo che in questo caso abbiamo usato verticale per non vedere le fughe. Ok? Quindi posso montare 80 metri di trave o anche 150 e di fatto non mi accorgo che questa è stata realizzata in stabilimento, potrebbe essere realizzata in opera. Poi dopo manca l'ultimo pezzo, che è il calcestruzzo a vista. Il calcestruzzo a vista qui, è gettato in opera, è usato come elemento più leggero, sta soltanto fuori, tocca l'edificio in alcuni punti, ma non fa parte delle strutture, diciamo, che proteggono ambienti riscaldati. Sì, il tema che è stato rispettato un po' era quello che vi dicevo prima, cioè si è deciso in collaborazione che tutte le strutture di questi, di tutti gli elementi, stabilimento, uffici e zone esterne, si diceva dovevano essere a vista, quindi anche in questo caso si è scelto di esprimere leggerezza ancora una volta attraverso il calcestruzzo e attraverso, però abbinato a questi elementi, questi portali in acciaio totalmente a vista, come tutti gli elementi che avete visto, strutturali che avete visto in tutto il progetto. Va bene, andando un po' più veloci, questa è la stessa matrice, dovevamo fare un'altra facciata, la facciata nord degli uffici, l'abbiamo girata, in questo caso l'abbiamo usata in orizzontale evidenziando molto il giunto e anche qui costruendo un elemento su misura che è quella grande serramento. È un grande serramento, va bene, qui possiamo sorvolare, visto che si lavora in stabilimento si possono fare in stabilimento le griglie per la ventilazione dell'igloo. E quindi escono in questo modo, ok? Ma qui siamo su iperdettaglio da maniaci che forse potrei sorvolare. Il pezzo su misura è questo serramento. L'ufficio più piccolo ha la vetrata più grande che guarda sul patio interno. Il vetro è fisso e l'anta che si apre è cieca, quindi la superficie ventilante è divisa da quella illuminante. Questi sono tutti foto in cui si vede un po' l'insieme di queste cose, il passaggio di collegamento per andare dagli uffici alla parte di produzione, la matrice vista da vicino, va bene. Negli interni poi di questi uffici non è che si vede che è prefabbricato, le colonne sono tutte a vista, tutte in calcestruzzo, la vista sull'esterno è sempre estremamente dichiarata, però l'impatto della prefabbricazione è assolutamente assorbito da un sistema di ufficio molto naturale, molto neutro, che usa sostanzialmente il colore verde dell'esterno e una relazione con le stagioni molto importanti. Forse una parola su quel parcheggio che è la mia passione. Qui ci sono 100 macchine, questa è la strada statale e qui ci sono gli uffici, però non è un edificio commerciale, io non dovevo esporre un parcheggio in maniera aggressiva facendo vedere le automobili a chi passa dalla strada, però ce l'avevo lì e quindi abbiamo deciso di lasciare il pavimento del parcheggio sulla pendenza naturale e di costruire questa specie di argine attorno. Questo argine è a metà fra una cosa tipicamente agricola, friulana, un vero argine, e per un'altra parte è un pezzo di land art, è una spirale degli anni 60 americani, in cui la scala di intervento sul paesaggio era esattamente questa. Okay? In questo caso questa specie di vulcano ha una quota più bassa qui perché la strada è più bassa e ha una quota più alta qui perché gli uffici sono più alti. Cioè la cima dell'argine è data dalla quota da cui non vedere le macchine all'interno del parcheggio. E ci tengo a dire che realizzare una roba così, oltre a disegnarla, pensarla e spiegarla, che già sono dei passaggi un po' complicati, bisogna avere la grandissima fortuna di avere uno scavatorista poeta,
il ragazzo che ha fatto questa roba, quando l'ha finita, abbiamo visto e abbiamo detto: cosa hai fatto? Lui ha detto: era tutta la vita che aspettavo di fare una roba del genere.